Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come vedete ho già i guantini da gaming pronti, perché come avrete detto dal titolo, oggi altra guida per PL. Siamo ancora a leggenda su bustina e vi dico, siamo proprio a pelo, eh. Questa qua è la quarta rec, tre l'avete già viste, sono rimasto sempre a leggenda. Scrivetemi voi nei commenti se rimarrò a leggenda anche questa puntata, ma non lo so, la vedo brutta. Sul principale ho fatto un mega drop, sono passato da metà mito 3 a metà mito 1, perciò diciamo che partiamo già da una situazione disastrosa. Io come sempre vi faccio vedere due partite intere, draft e partita. Ovviamente se perderò, insomma, sarà un pochino più tagliata, però i draft ve li lascio perché magari facciamo qualche discussione insieme. Allora si parte, oltretutto c'è anche gli star drop, se vinco almeno uno star drop lo vedete e poi vediamo. Ci abbiamo la prima partita, abbiamo già beccato Ghesti contro ed è un semi-pro, cioè non è che sia troppo contento di questo. Sì, dai, lasciamo i trover. Non parte benissimo, Questo mi consiglia Cordelius, Gray? Non lo so, primo pick potrebbe andare bene, Gray. Allora, l'unica cosa, non c'è Tick, non c'è Grom, c'è rimasto Sprout, noi abbiamo già Gray, non siamo messi malissimo. Vediamo un po' cosa si può fare. Bonnie l'ho bannata io. Ok, Bell. Ci sta. È un bel pick. Non so perché questo voglia mettere Squeak in tutte le maniere. Io con Cordelius starei attento. È molto, molto difficile da usare. E Gas l'hanno preso loro. Io quasi quasi. Io Sprout glielo piazzerei. Infatti. Sprout è un bel pick. Cioè abbiamo sia Gray che Cordelius in team. Cioè Sprout va bene, loro possono mettere, gli è rimasto solo Jin. Immagino non è che sia tutta sta gran cosa. Però il terzo vi ripete Ghesti, che insomma di Pro Start se ne intende. Infatti toccherà anche tryhardare. Trutto ci hanno dato Gray, che c'ho anche un gear solo. Brock, no, giustamente. Metterà il gadget per spaccare, immagino. Noi ci abbiamo Cordelius con il Mute. Non so come farà ad avvicinarsi. Allora, Trutto è cambiata la schermata di caricamento, molto molto carina, è un bel disegno. Trutto, tramite Twitter ho saputo anche chi è l'artista, ho guardato le sue creazioni, fantastiche. Però ora ragazzi, it's time to tryhard. Trutto, io con Gray non so nemmeno tutto sto granché. Ok. Ok, qualche due hit l'abbiamo date. Ok, il nostro Cordelius è già a fossa. Tosta, eh? Se va giù subito e Cordelius è un casino, raga, ve l'ho detto. Vabbè. L'ultima a rimanere in vita per ben due volte. Ma abbiamo il Cordelius, raga, che qua Cordelius non ve lo consiglio. Su questa mappa di KO è molto molto difficile e... O siete veramente dei pro. Ma purtroppo Aureddi, mi dispiace farti brutta pubblicità, ma era meglio se non lo mettevi. Ci abbiamo Brocco, oltretutto schiva anche molto bene. Ok, qualcosa è successo. Che si è caricato anche da ulti
Ma ecco quanto cacchio schiva questo. Assurdo. Ma rotto. Ragazzi, bella dalla mira clamorosa. Ok. Abbiamo vinto un secondo round. Non ho capito cos'è successo, ma i miei sono diventati clamorosi. Non lo so, ragazzi, non ho capito. Io, come vedete, con Gray faccio un po' fatica, eh. Ma quello sono io, non è il Brawler. Il Brawler è molto forte, ma non riesco a utilizzarlo al meglio. Però sto provando a fare il massimo. È certo che il Ghastly spara pochi colpi, ma tutti on point. Non è un avversario sicuramente divertente da avere contro. Eh no. Porca miseria. Sto round l'hanno fatto veramente bello. Devo provare a prendere qualche gadget, devo fare qualcosa. Mi devo inventare. Però qua come avanzo stanno subito super attenti, addirittura anche il gas. Cioè, ma l'avete visto? Ho fatto due passi avanti e ho preso due colpi, cioè sono veramente super attenti. Ok. Ok. Allora, ce la possiamo fare? Dobbiamo fare un round clamoroso. No, ci ho provato. Era già lì Ghastly. Niente da fare. Morto Cordelius subito, io ho provato a fare qualcosa. Mamma mia. Difficilissimo. E come avete visto, rimanere a leggenda è un disastro. E soprattutto se becchiamo loro, un po' di sfiga qua. Brutto col matchup di Cordelius, abbiamo fatto un secondo round che non so che cacchio sia successo. Clamoroso. E ragazzi, cioè, abbiamo beccato Ghastly. Veramente bravo. È l'unica Cordelius troppo difficile. Questo qua, non lo so, un secondario, qualcuno che fa degli esperimenti. E questi qua, per le statistiche che avevano, giocavano molto bene. Allora, siamo l'ultimo a picchiare. Ci abbiamo però il primo pick. Io Shelly Cordelius non li banno. Banno piuttosto Crow. Vediamo quel che riusciamo a mettere. Ecco Ali, Cordelius lo banna lui, perfetto. E i miei, gli avversari bannano. Ah no, Cordelius l'ha lasciato. E Shelly non, vabbè, ci sta, i ban degli avversari sono molto onesti. Max, secondo me è buono. Magari Squeak, sì. Squeak è un bel pick. Sì, Squeak. Primo pick, ragazzi, su Camp Brawl, direi una delle mosse più safe. Trutto con bannata Bea, bannato Crow, Cordelius, Shelly, Squeak. Tanta roba. Direi che abbiamo startato bene. Ora però bisogna concludere bene. Ci abbiamo lo Spike che non è malvagio. Il Carl pure. Loro però hanno l'ultimo pick. Però vabbè, il Carl non è malvagio. Ok, ci abbiamo anche Daryl. Io gli metto Carl anche perché penso sia una delle nostre migliori alternative. Magari Gas sarebbe stato meglio, ma come avete visto, Bustina, raga, è un account normalissimo. E Gas ce l'ho al 5. Rischiamo di prenderci un tank. Però ce l'abbiamo Daryl, ne approfitto. Perché se non metteva Daryl, magari Carl non so se l'avrei messo. Perché magari il terzo loro metteva Buzz e ci poteva mettere un po' in difficoltà. Però col fatto che abbiamo Daryl, magari un pochino mi fido.
non lo so se faccio bene a fidarmi di Mini Jill, ma che oltretutto c'ha, ok, il setup da rapina, meno male che l'ha cambiato. Anche il gadget. Ok, ha messo Ash. Vabbè, vi dirò, Ash è gestibile. Buono, un bel pick, ma gestibile. Ah, ovviamente questa cerchiamo di vincerla in tutte le maniere. Non che l'altra non ci fossimo giocati anche le case presenti e future, però... Partiamo con l'ambra davanti, a regola. Ok. Non uno dei migliori start. Tutto bello che... Ok, cioè abbiamo il Daryl un po' tonto. Allora. Effettivamente il Mini Jill non prometteva bene. Oddio. Ma cosa sta facendo questo? Cosa? Ma mi ha distrutto. Com'era gestibile? Da rivedere il mio gestibile. E diciamo gestibile con un... con delle persone che giocano a Brawl Stars. Così è veramente difficile. Più che altro tutti e tre loro sono incattiviti con la vita. I miei compagni fanno fatica. Fanno tanta fatica. Il Daryl, raga, è proprio quel brawler che o usi bene o letteralmente lo stanno spaccando più e più volte. Io non so che cacchio fa. Non so cosa mi devo inventare, raga, in questa partita. Guarda, c'è la Belle, poi c'ha... È proprio... l'avversario che non dovevamo incontrare. Guardate che cacchio di hit prende questo. E oggi mi sa che va di due sconfitte. Ma abbiamo al Daryl addirittura che è fermo. Vabbè, capirai. Allora, il gol siamo riusciti a non prenderlo, eh. Ovviamente, raga, vi consiglio di giocarvele tutte a prescindere, non arrendetevi. Anche se, insomma, potrebbe sembrare persa in partenza. Però, non si sa mai, un colpo di fortuna, non lo so, eh. Che serve veramente... E nemmeno Belle riesco ad ammazzare. Ma che cazzo? Che cacchio sta succedendo? Fumi. No, niente, abbiamo perso. Vabbè, ci abbiamo provato, eh. Però, mamma mia. E ci abbiamo il... raga, che gli volete dire al Daryl? Ok, sicuramente non una delle migliori puntate, però lo vedete, il draft era onesto, però se becchiamo sta gente è anche difficile. Dall'altra parte, non lo so, era un team esports, raga, io non lo so questi cosa combinano, però quanto pare rendono molto più dei miei. Vabbè, il draft l'avete visto, qualche partita l'avete vista. Alla fine il concetto di base, ragazzi, è un buon draft, voi ovviamente un buon gameplay, poi però il resto, essendo PL solo, dovete stare un po' anche ai compagni e agli avversari che trovate. Oggi è sicuramente una delle puntate più veritiere di PL solo, perché abbiamo trovato dei compagni di squadra che facevano un po' ridere, ma capita.
Io vi ricordo, in fondo allo shop, dato che sono uscite anche le nuove skin, sono tornate quelle vecchie dei pirati ed è uscita Megalodonte, vi ricordo il codice player D in fondo. E ragazzi, un bel like, un bel commento e noi ci vediamo al prossimo video.